È stato il Palazzo della Fraternità dei Laici ad ospitare il 30° concorso musicale europeo Thomas Cuti. Noi Laius abbiamo l'obiettivo di essere contemporanei, cioè di vivere la vita attuale in una società complessa, ma portiamo il nostro segno, il segno della cultura, il segno dell'umanità in un momento così difficile anche con questa sciagurata guerra. La musica è un linguaggio universale. Individuare il candidato da presentare alla fase nazionale del multidistretto 108 Italy, che a sua volta designerà il rappresentante unico alle finali del concorso che si terranno a Zagabria. Prima la pandemia, ora c'è questa guerra in corso, cerchiamo di dare un segno anche di speranza che si potrà proseguire nella nostra amata arte del canto. Per l'anno 2022 lo strumento scelto è stata la voce. Certo, la musica italiana, poi insomma non dimentichiamoci che qui siamo nella città di Guido d'Arezzo, se stiamo parlando di note lo dobbiamo a lui e quindi siamo proprio nel posto giusto. Il livello è alto e soprattutto c'è tanto entusiasmo, musicalità, quindi devo dire che già ci siamo fatti una bella idea. Figaro, 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 Figaro! Ahimè, ahimè, che furia, ahimè, che folla! Questa era l'area di Barbiere di Sviglia, era Figaro. Sì, era una delle aree d'obbligo, perché ognuno di questi candidati ha due aree d'obbligo stabilite da Zagabria, dove faranno la finale. Quindi non potevano essere completamente indipendenti nella scelta, c'erano queste due aree d'obbligo per ciascuno tipo di voce. Diciamo molto bene, ci sono delle voci, dei talenti molto interessanti e quindi questo vogliamo che vada avanti questa cosa, dobbiamo portarlo avanti, assolutamente. È una tradizione nostra che fa parte del nostro DNA, quindi dobbiamo coltivare ancora questa musica e questo bel canto.